Amici ed amiche del canale di Dub Logistica di YouTube, un caro saluto a tutti voi e bentornati al nostro appuntamento del sabato con la serie Trader Life Simulator 2. Come sempre faccio, ringrazio gli sviluppatori per avermi concesso la key. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70% e naturalmente campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano. Visita il sito www.ipianibio.it, visita il sito ed acquista con fiducia se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%. Beh, cosa stai aspettando? Cosa aspetti? Visita il sito www.ipianibio.it dove troverai tante cose buone, fra cui le farine di farro, cici e tutto quello che vi serve. E soprattutto sono cose che non fanno assolutamente male. Cibo biologico al 100% significa che non fanno uso né di pesticidi né di agenti chimici. Naturalmente, come faccio sempre, saluto il mitico Giglio insieme a tutto lo staff, il mitico staff, la grande famiglia dei Iviani Bio, oltre naturalmente a salutare il mitico Moreno e Tuzzi e Tuzz. E naturalmente saluto e ringrazio tutti quanti voi che state guardando questa serie. Noto con grande piacere che vi sta piacendo, quindi se non siete iscritti al canale intanto vi invito a farlo perché è totalmente gratuito e permetterete comunque a questo piccolo canale di poter crescere. Naturalmente iscrivetevi anche ai miei canali social che trovate nella descrizione. E mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su a questo video e fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo e soprattutto se devo continuarla questa serie. Allora, ragazzuoli, iniziamo prima un attimino a vedere come siamo messi. Allora, intanto dobbiamo fare un po' di rifornimento perché naturalmente nel video precedente, se ve lo siete persi, naturalmente al termine di questo video uscirà il suggerimento dell'ultimo video. Ovviamente lo trovate nella playlist Trader Life Simulator 2. Allora, ragazzuoli, in live su Twitch mi sono portato un po' avanti con la serie. Quindi abbiamo appurato che i clienti si servono da soli, quindi prendono la frutta e tutto quello che loro serve direttamente dalla cassetta. Quindi amici streamer, mi raccomando, potete anche tranquillamente lasciare le cassette sugli espositori e il cliente naturalmente acquisterà da solo, si servirà da solo, quindi non serve più a prendere i pezzi e metterli sul banco. Allora, oggi andremo a innanzitutto vi auguro buon sabato, mi auguro come sempre che abbiate passato una bella settimana, sperando sia stata molto light. Naturalmente fatemi sapere nei commenti come avete passato questa settimana. Detto questo, iniziamo subito a quello che dobbiamo fare. Allora, stavo dicendo che in live mi sono portato avanti un po' di cosucce. I clienti sono venuti ad acquistare, quindi ragazzoli, oggi faremo un po' di riassortimento e soprattutto andremo a scoprire una cosa che ho preso dai scaffali Jabber, che si chiama charcoal,
sistemeremo questo pacchetto più avanti. Allora, intanto adesso però iniziamo a sistemarci un po' il banco del pane. Quindi, ragazzuoli, iniziamo subito. Ovviamente vi ricordo che le torte non possono essere messe in questo banco. Il panettiere ce l'ha nel banco e lui, non so perché, a lui, come avete ben visto nell'episodio precedente, a lui non ha avuto alcun tipo di problema. E io invece sì, perché purtroppo la merce è sia variata. Stiamo parlando ovviamente delle torte, come parlano quelli che parlano proto belvo. Le torte, abbiamo sistemato il banco del pane, fatto un piccolo taglietto perché altrimenti sarebbe risultato molto 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 monotono. Oggi faremo un nuovo acquisto, quindi oggi andremo ad acquistare la griglia per il barbecue. Non so dove apparirà, quindi la prima cosa da fare, dobbiamo andare al banco pazzo. Ho detto pazzo come crazy. E saluto tutti, 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 tutti quanti voi che state lasciando tanti like a questa serie e ai miei video. Grazie naturalmente a tutti quanti voi. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Allora, vediamo un attimino intanto quanto ci vuole per acquistare la griglia. Griglia 450, ok. Allora, se non erro, si mettono sulla carta, infatti. Ok, quindi facciamo subito subito l'operazione. Facciamo così. Ovviamente questo ci permetterà di avere un introito, tra virgolette, passivo, durante le non vendite. Allora, al momento non so dove che apparirà, quindi può darsi pure che non riusciamo a spostare il tutto. Bene, siamo pronti. 3, 2, 1, via. Dove l'ha posizionato? Ah, ecco qua, a posto, ragazzi. A posto. Adesso abbiamo la busta di patatine che si è incastrata, ma tanto quella. Abbiamo anche le pile, abbiamo acquistato, insomma abbiamo preso un po' di cose. Ok, abbiamo fatto il pasticciotto, quindi dobbiamo liberare assolutamente questo mobile, perché naturalmente man mano che andremo ad acquistare sempre di più delle attrezzature extra, ci servirà lo spazio lì. Ragazzuoli, ci vediamo direttamente da Jabber perché dobbiamo fare un po' di rifornimento. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati. Ragazzuoli, come sempre, guidare quest'auto è un'impresa, quindi mi raccomando, lasciate un bel like per far sì che intanto possiamo un attimino andare avanti, e anche in maniera piuttosto tranquilla. Allora, intanto salutiamo Jabber. E buongiorno, zio. Ui, Jabber, ti hai fatto sto bello giubbino di pelle. Complimenti per il look. Ui, grazie assai, zio. Hai visto che bello, che bel ciubbotto mi sono comprato? Eh sì, lo so io. Ah, spendacci uno. Grazie a te che mi sono fatto il ciubbotto di pelle. E lo dici pure, vedendo. Senti, Jabber, io faccio un po' di spesa, eh. Fai pure, zio Tobo, non ti preoccupare, fammi uno sconto. E poi vediamo, poi vediamo. E vabbè, Jabber, dici sempre così. Il test per finire. Abbiamo buona parte delle cose acquistate, sono quasi finite. Poi mancano i pretzel. Questo me lo ricordo. Ovviamente agli sviluppatori,
consiglierei di permettere di poter sovrapporre anche la merce in esposizione, perché ho notato che non è possibile sovrapporre due tipi di merce uguali, quindi magari in un futuro. An update, and so hi everyone, welcome to this video. Don't forget to share the video, like on the video, and leave a comment if you are liking and loving this series. Thank you, DNA Army, for the key. Thank you. Eccoci arrivati. Campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visita il sito www.ipianibio.it. www.ipianibio.it. Mi raccomando, acquistate con fiducia perché qui trovate e troverete il vero cibo biologico italiano al 100%. E naturalmente, quando acquistate dai piani bio, mi raccomando, lasciate un bel saluto da parte del canale dei Tab Logistica. Applausi! Allora ragazzi, io direi che questo episodio termina qui. Naturalmente mi sono dimenticato all'inizio di augurarvi una buona continuazione, un buon sabato, naturalmente un buon fine settimana e campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano, mi raccomando, visita il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, acquistate con fiducia. Come sempre vi invito a lasciare un bel like al video se vi è piaciuto, a commentare, non dimenticare di iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale, questo ma anche ai miei canali social, che come sempre vi ricordo che trovate i link nella descrizione, oltre naturalmente il link per acquistare questo ed altri giochi scontati. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much e stato buono, aiuto, grazie.